Sapete come sono costretto a passare il sabato mattina normalmente da quando sono sceso in campo in politica? Lo passo con i miei legali a preparare le due o tre udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Vi do soltanto due dati. Sapete dal 94 al 2006 quanti PM e magistrati si sono interessati di Silvio Berlusconi? Presidente, faccio lei un numero. Al 2006 sono 789 PM e magistrati che si sono interessati del politico Berlusconi con il fine di sovvertire il voto degli italiani. Ci sono riusciti nel 94, non ci riusciranno in questa presente situazione. Non possiamo accettare che un ordine dello Stato pretenda di calpestare questo diritto cambiando chi è al governo con accuse folli ed infondate. Mi indigno quando qualcuno, per favore, silenzio, si lascia trasportare dall'ala più giustizialista e dice che il Presidente del Consiglio, reagendo a quanto si cerca di fare per sovvertire il voto degli italiani, usa le leggi in modo non democratico e fa tutto soltanto nel proprio interesse. Il mio interesse sarebbe stato quello di andarmene dalla politica, di andarmene dal paese e di godermi i soldi che mi sono meritatamente procurato in tanti anni di attività. Quindi la mia indignazione quando questa opposizione, invece di capire il rischio che corre il Paese, che è un Paese in libertà vigilata, una democrazia in libertà vigilata, tenuta sotto il tacco da certi giudici politicizzati, quando questa opposizione non capisce questa situazione e non si unisce alla maggioranza per far sì che la democrazia torni ad essere una vera democrazia, non c'è più possibilità di dialogo, il dialogo si spezza. L'hanno voluto spezzare loro, ma non lo vogliamo più noi con un'opposizione che è ancora rimasta indietro e che è ancora un'opposizione giustizialista. Silenzio. Presidente, per favore. Ancora grazie. Per favore. L'ha voluto il vostro Presidente invitarmi a parlare. Io le cose che ho qui le dico perché ho sempre detto tutto con grande franchezza. A voi,